I dati del quarto trimestre del 2018 rivelano sempre una crescita, ma un po' più timida rispetto a quella che era dei mesi precedenti. C'è un dato che ci preoccupa significativamente ed è la mancata tenuta dell'export. Questo probabilmente dovuto a una congiuntura nazionale e internazionale di estrema incertezza. I due settori che si confermano i migliori nella nostra provincia sono sicuramente quello della metalmeccanica e quello dell'agroalimentare. L'edilizia purtroppo è il fanalino di coda. Pensavamo verso metà anno che i risultati sarebbero stati migliori, sembrava ci fosse un affidamento di lavori pubblici e privati in crescita. Purtroppo gli imprenditori del settore edile sono molto pessimisti. Rispetto all'industria, il settore dei servizi tiene meglio. Tiene meglio perché strutturalmente è indipendente da certi fattori di produttività che invece l'industria manifatturiera patisce in questo momento. È un settore che si conferma positivo. Nella nostra provincia stanno nascendo molte aziende di servizi, le aziende di start-up che stanno crescendo sono soprattutto nel comparto dei servizi e quindi diciamo che il paese farebbe bene a incentivare questo settore con politiche di sostegno e di sviluppo.